ragazzi, io sono già. E io sono Dani. E lui chi è? E lui è Dani. E lui è Dani. E io sono Dani. E Dani, rock and roll. Basta, calmati. Ho capito che siamo tornati su YouTube, ma non devi essere registrato. Sì, comunque, oggi siamo tornati qui con un nuovo video. Fa, eravamo a Voghera. Dai nostri nonni, eravamo lì a Voghera. Dai miei genitori, dai tuoi nonni. Sì, a Instagram, non so più parlare. Nel social che si chiama Instagram avevo fatto un post che è un video che avevo. Parlare romano, per favore, basta! E perché sennò. E allora parliamo come lui. Un po' milanese. Eh sì, è perché sei forte. Vi ricordiamo che manca sempre meno vlog numero 100. Siamo al vlog numero 94. Il video scorso avevamo detto che era il vlog numero 94, ma ci siamo sbagliati. Era il vlog numero 93. Non sapevamo manco quello che diciamo. Te visto quanti alberi, quanta fiore, quanta roba che hai in giro? Allora, non è meglio né parlare milanese, né parlare romano, né parlare italiano, perché magari quelli del sud non capiscono e quelli del nord non capiscono. Tanto che capisci niente, neanche tu, Basta, vabbè. Comunque oggi vi volevo far vedere lo splendore delle nuove ciabatte che hanno comprato mia sorella Claudia, sono bellissime. A me non le piacciono queste qua, sono da femmine. Vedete che belle, Ma, cos'è sta cosa? Grazie. No, adesso pure nelle ciabatte. Cioè, ma è caduto così in basso, Mr. Crazy, che adesso mette anche i bigliettini nelle ciabatte. Sì, è finito sui piedi. Ascolta, adesso era da tantissimo che non si sentiva, perché noi per 2 settimane passa non abbiamo fatto video e quindi non è più venuto. Chissà che è la prova finale. Giusto, è vero che mancava l'ultima prova, perché abbiamo risposto giusto a ben 4 domande. Dai, ancora una prova, l'ultimo sforzo per avere tutte le nostre cose. Ma qua c'è il mio tablet, l'ho messo io lì, attenzione che cade, a scuola del Gian. Torniamo serio, sì. Prima di prenderlo vi volevo dire che chi vuole, chi gli interessa, su un canale che si chiama Indirizzo Musicale Galilei, c'è un mio video che suono la chitarra. Ho fatto un saggio che suono la chitarra con gli altri miei compagni. Avevo già messo il link a 2 persone su Instagram. Chi vuole, per curiosità, può andare for a vedere. Curiosity. For curiosity. Dai, prendiamo il bigliettino, aiuto. Ok. Posso leggerlo io? No. Sempre tu. Io sono il re dei bigliettini. Speriamo che la prova finale non sia difficile. Perché è la prova finale, non la domanda finale. Sarà una prova questa, non una domanda. Aiuto. Allora, inquadra me. Non fare come al solito che inquadri il bigliettino. Inquadra me. Allora. Ma perché? Sto inquadrando. Il tuo braccio scende. Meno di qua. Allora. Bene, siamo arrivati alla prova finale. La prova del cuoco. Avete lottato tanto per riavere le vostre cose. Avete risposto giusto a ben 4 domande, è vero? Giusto? Abbiamo risposto bene a 4 domande. Sì. Ma adesso vi spiegherò cosa dovete fare per la prova finale. Non lo voglio sapere. Nemmeno io. It's impossible, lo capite? Sarà impossibile. Allora, giriamo il foglio perché continuo di qua. Dovrete fare la... Cosa? Dobbiamo scavalcare una montagna? No, è una challenge. È l'unica challenge che non sono mai riuscita a fare. Ci ho provato un sacco di volte anche a scuola, ma è difficilissima. La butterflip challenge! No, ti spiego. Che vuol dire butterflip challenge? Tu non lo sai, praticamente devi prendere una bottiglia dal tappo, lanciarla e deve cadere in piedi. Rendi conto, deve cadere in piedi. Noi siamo dei maghi. È appunto una challenge difficilissima. Lo sapevo che faceva una cosa impossibile. Cioè, è rarissimo che cade in piedi. E avrete soltanto 6 possibilità. 3 ciascuno, è pochissimo. Cioè, è rarissimo che cade in piedi. Cioè, abbiamo 3 possibilità ciascuno. Mister Crede ci vuol fare perdere. Certo, è l'ultima prova. Mi sa che non riavremo mai le nostre cose. Vabbè. Vado a vedere di là se c'è una bottiglia. Aspetta, non ci riuscirete mai. Lo so che non ci riuscirete mai. Ma io non lo reggo. Non strappare i suoi biglietti. Non lo reggo più. Lo irriti. Non me ne frega niente se lo irrito. È la prova finale.
Se superiamo questa, magari non si farà mai più vedere. Speriamo che se ne vada via per sempre. Dai, vai a prendere la bottiglia, l'aspetto qua. Vado a vedere se c'è, magari non ce l'abbiamo Mr. neanche. Crazy, questi sono i suoi biglietti che fanno questa fine. Guarda. Veramente, questo non ci voleva. Fatto flippare. Challenge è impossibile, ragazzi. Cioè, allora, che cade in piedi è rarissimo. Adesso vediamo che bottiglia. Prendila un po' piccola, che non sia né vuota né troppo piena. L'acqua? No, no, fammi vedere. Ce n'è un pochino, Va bene così, dammi. Ecco qua. Allora, perché vedi, sennò troppo vuoto non. per fare la Battlefield Challenge bisogna mettere poca acqua. Allora, dobbiamo concentrarci. Inizio Inizi io tu? con la prima. Vai. Allora, bisogna prenderlo dal tappo, poi lanciarlo e praticamente Deve devi cadere in fare piedi. così. Facilissimo. Sì, Una guarda, cazzata proprio, facilissimo, grazie Mr. Crazy. Mr. Crazy è una cosa troppo facile. Ti vorrei veramente dare due tappate in testa. Vabbè, proviamo, dai, primo tentativo. Allora, mi devo concentrare. Vabbè. Cominciamo bene, Mi devo concentrare eh? perché avevo soltanto tre possibilità ciascuno. Allora, Pronti? concentrazione. Concentrazione. No, No. cavolo, no, no. Primo tentativo fallito. Vai col secondo Ah, tu. prima una volta Sì, per fare una uno. volta per uno. Ok, ne mancano 5, ve lo dico, 5. La devo lanciare da forte o piano? No, né forte né piano, c'è cioè una via di mezzo. Dal tappo Una devi. via di mezzo. Provi il ruano! Dai, vai, concentrati, Non eh. ci credo. Concentrati, una cosa di. Non è soltanto di fortuna, anche di concentrazione. Devi lanciarla bene. Meno 4, ragazzi, ancora 4 tentativi, non ce la faremo Mi mai. sembra un po' difficile questa prova. Proprio leggermente, eh. Adesso quasi. Non dico Te vogliamo bene, Mister Crazy! Voglio. Dai, vai! Almeno ci direi qui nel 5 secondi. Quello Dai. sì! Dai, ti prego, concentrazione. Concentrazione e azione. Ammappete! Cavolo, è andata di tappo. E È andata così, guarda, replay. se va così è ancora più difficile. Se si ferma Cosa? dalla parte del tappo, vale comunque. Eh sì, Sì, ma però. non ci può stare. Ragazzi, ancora 3 tentativi. No, 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 ho già capito che perderemo, Perderemo. falliremo. Sì, stavolta mi sa che è finita. Non so Dani. se provare a fare forte, no? Peggio. Non lo so, non, io non proverei a farlo forte. Dani, ti prego, abbi pietà. Ti prego, i miei dibutti, i miei Silence. fumetti. Ti prego, ti prego. Niente blocco, niente sblocco, ce la fatta! No, è copyright! Sì! Duo pazzo, viva il duo pazzo, Mr. Crazy! Sì, ti sto bene, Il tempo ci è zo! arrivato, ce ne restituì. Noi ce l'abbiamo fatta, guardati bene questo video perché ce l'abbiamo fatta, ci devi ridare tutto dal Non primo pensavo di all'ultimo. farcela, ragazzi. È stato un colpo di fortuna. Allora, veramente, io pensavo che ormai eravamo, cioè, Davvero? falliti, cioè, proprio. Ragazzi, che fortuna! Non ci credo. Ti amo, bottiglia! Vabbè. Ora, Master Crazy, aspettiamo soltanto tu che ci ridiai tutte le nostre cose. Perché abbiamo risposto a ben quattro domande. Abbiamo fatto una prova e adesso ci devi E noi ce ridare. l'abbiamo fatta, solo il rubinetto non vince mai. Perché Perché? Non c'è il perde rubinetto. sempre. Però ce Giusto. l'abbiamo fatta, quindi. Mancava la battuta. Allora, se vi è piaciuto il video, a me tantissimo, questo veramente lo devo incorniciare, sto video, perché è la nostra salvezza. Mettete un bel mi piace. Condividete Iscrivetevi al canale. e mannate a quel paese.
Mister Crazy. Nei commenti. Nei commenti. E seguiteci su Instagram. E comunque speriamo che ci dia tutte le nostre cose e che se ne va via per sempre. Questo non lo sappiamo, però per ora... Per ora... Noi vogliamo le nostre cose. Almeno un'estate in pace. Ciao. Ciao ragazzi. Alla prossima. Gotta follow you.